Ciao ragazzi, noi siamo i Boku Gamers, io sono Zucchi e io sono Ryoza. E ben ritornati in questo nuovo episodio di Final Fantasy Brave Exvius. E siamo nel periodo natalizio, yeah! Ancora tanti auguri! Ancora tanti auguri ragazzi, noi siamo sempre qui, vacanze o meno, vi allietteremo con la nostra bellissima serie di Final Fantasy Brave Exvius. Proprio così, direi di non perderci in ciance e andiamo! Andiamo! Che bel posto! C'è uno strano olezzo, però guardate quest'aria viola. Ma non avevano detto che le rovine erano tipo zone inaccessibili o cose del genere? Hanno detto così, io non mi ricordo. Boh, non me ne ricordo nemmeno io. Però nessuno voleva andarci. E per forza, guarda un po', c'è una puzza viola che è peggio di quando c'è un topo col mal di pancia che ha mangiato formaggio avariato. E poi ci sono dei rampicanti viola. Cioè, belli. Se permetti io non ci vorrei mai andare in un posto del genere. Ce li prendiamo per addobbare casa. Sì, per il prossimo Natale. Invece delle ghirlande mettiamo i rampicanti viola. Poi riempiamo una bottiglia con questo olezzo così bello. E cosa? Lo spalmiamo in aria. Esatto, lo mettiamo tipo nel... come si chiama? Amplifur. Come cavolo si chiama? Quegli affari... Ambipur, ecco. Quella roba lì, quella roba lì, quelli, i deodoranti ambientali. Così, guarda, al bacio. L'esperimento è un successo. Quale esperimento? Bella domanda. Il potere è ancora più grande di quello che pensavamo sarebbe stato. Ok. Penso che sia il biondino questo che ha parlato. Sì. Sembra uno sprite diverso rispetto agli altri. Non sembra il classico PNG di cui non ce ne frega una mazza. Quindi sembra che i componenti di qualità possano aumentare il potere combattivo delle nostre armi. Proprio come io ho immaginato. Ma chi è il cugino di Ojo questo? Mi sta già sulle scatole. Esatto. Veramente. Oh. Cioè, boh, lo voglio già ammazzare. Così, a pelle. Esatto. Tanto in questi capitoli i scienziati fanno sempre danno. Sì, infatti, non mi pare che ci fossero scienziati. No. Come si deve. La produzione di massa resta un problema. Perché? Cos'è? Vi servono anime umane per farla? Ma cos'è? Stanno progettando di nuovo i soldati Mako, immergendoli nella cosa. Vi state i nuovi copiando! Soldier. Però vi invece state... di immergerli nel live stream, li immergono nell'olezzo viola. Quelli si adirano talmente tanto per la puzza che diventano fortissimi. Oh, è micidiale come teoria. Vedremo un nuovo Sephiroth. Se non abbiamo abbastanza cadaveri, allora dovremmo crearne di nuovi. Aia. E figurati. Aia, però questa affermazione se la sente Rain. Aspetta, ma questo vuol dire che non avevano abbastanza cadaveri e quindi sono andati a cercarli in giro. Ecco perché c'erano esatto, i soldati di Gramsci. Esatto. No, adesso Rain da di matto. Esattamente. Mi ci gioco 500 lapis esatto. Che è da di matto. Aspettiamo che gli altri si uniscano a noi mentre ci prepariamo per l'esperimento? No, ti uccido prima. Chi ha parlato? Io. Yoki. Io. Zucchi. Zucchi. La regina delle zucche. Ma nel mio copione non c'è nessuna Zucchi regina delle zucche. Ti ucciderò. Sphyrenix, che succede qui? non cambiate la parte senza avvisarmi. Credete sia così facile fare questa voce da idiota tutto il tempo? sì, vabbè. Ma dai, no, non vi hanno visto, Non ti sgamo proprio. Cioè, vabbè, lasciamo stare. Bellissima sta cosa. Di cosa stavano parlando? Accendete il cervello e ci arriverete. Ci sono arrivato già io prima a Laswell. Te l'ho suggerito dietro le quinte. Esatto. Dai, su. Io conosco quell'uomo. Mia madre lo chiamava il professore. Allora, è Ojo, te l'ho detto, è un parente di Ojo. Il cugino di Ojo, basta. I ricercatori di quale tipo di armi stavano parlando?
Non lo so, parlavano dei cadaveri però, Fina. Già. Parlavano di componenti di qualità. Non no, voglio saranno... sapere. Aspetta, magari se usano cadaveri troppo decomposti. Che schifo. Ma diventano macabra sta Basta, cosa. Veramente. Cioè, siamo a Natale, non possiamo parlare di cadaveri decomposti. Vabbè. Ok, allora proviamo a cambiare tutti i loro dialoghi mettendo cose natalizie. Stavano parlando di neve di qualità. Smettila. Poi al posto di cadaveri ci servono più Babbi Natale. Proprio. E se non ce ne sono abbastanza, faremo di nuovi costumi. La vuoi smettere? E per entrare in clima no. Di Natale. Ok, basta. Ah beh, ci sta. Sembra una puntata di The Walking Dead. Tipo che si avvicinano così. Scusate, ma il modo in cui si è avvicinato. Tipo, con loro che scusate, chiamano... avete da accendere. Cioè, è bruttissimo, veramente. Rain, Fina. Mamma non mi ha mai parlato della sua ricerca. Chissà perché. Forse sì. Perché sei una bambina stupida. Esatto. Incredibile, Zucchi mi ha dato ragione una volta che ho insultato Emma. Beh, è stupida, è vero, però non vuol dire che meriti la morte. Figurati, manca Natale, mi fa un po' di gioia, Zucchi. La vuoi smettere? Grazie. Sono venuta a conoscenza dell'incidente da uno dei suoi collaboratori. Che collaboratori del cavolo, cioè vanno a dire una sì, bambina. Veramente, ehi, guarda, tua mamma è morta. mi sono immaginata una scena del genere, perché già come l'hanno trattata Felicitas, per carità, cioè... Beh, ma chi è che non la tratterebbe male una come Emma adesso? Ma poverina! Cioè... Poverina un corno! Unicorno, magari. Anzi... Andiamo avanti, no, hai già detto abbastanza. Uffa! Che cosa stava mai studiando in un posto come questo? Boh, ad ammazzare qualcuno? O forse stava studiando come riprodurre il tanfo viola che ogni tanto appare sulla schermata. Non può essere qualcosa di brutto, vero? No, ma ti pare? No, cioè, tranquilla. Zombie, vai, tranquilla. Corpi, cadaveri, quant'altro. Qualcosa di cattivo, ma non scherziamo. Nah. Guarda, stava studiando le nuove caramelline gommose dell'orsetto Puffy Poo. Cos'è? Non conosci l'orsetto Puffy Poo? No. Zucchi, sei probabilmente una persona orribile, orribile. Voi lo conoscete? Vediamo se sono io l'unica persona orribile. Scrivete sì nei commenti solo per vedere la reazione di Zucchi poi nel prossimo video. Bene. Ho sentito tante storie riguardo quel professore. Storie spaventose. Oh, ma siamo a Halloween o a Natale qui? Sì, infatti. Mi sa che dovevamo farlo 2 mesi prima questo capitolo. Ma veramente? Ma poi, storie spaventose di che tipo? Che usa il succo come lacca per i capelli? O come dentifricio? E vai, sarà senza denti adesso. Bene! Vi traduco quello che ho appena detto. Ce ne sono alcune dove si dice che chiunque discutesse con lui moriva il giorno dopo. Cioè, scompariva, non moriva, il giorno dopo. Oggi 2 la vendetta, è questo qui. Io sono senza parole, guarda. Ma vai a litigare col professore, vai. Smettila. Magari la mamma ha litigato con lui. Poteva litigare la bambina. Dicevano che lui stava sempre parlando con un uomo in un'armatura oscura. Oh, c'ha sempre le mani in pasta ovunque. Sì, veramente, questo... Questo Veritas ha le mani in pasta ovunque. Il nostro caro Veritas. Armatura oscura? Boh, sei triggerato l'asso. Già. Sembra che dovremmo far visita al professore. Ci state già andando, non vorrei dire. Perché è questo qua il professore? Non lo ricordavo più piccolino, però. Invece è bello muscoloso, capelli verdi, proprio andiamo all'ultima moda. Ma sempre
Te l'ho detto. Adesso spunta Genova da dentro uno di quegli affari. Io te l'ho detto, Dio. Io non ho parole, parte 2. Che è sta roba? Genova, è Genova. Esatto. Visto? Ecco. Cosa ti avevo detto? Qualcuno ha una Buster Sword? Oh, quindi siete tutti voi. Che meraviglia! Fuggite, portate via i bambini. E Fina, soprattutto. Sono proprio lieto di aver completato uno dei modelli regolari con la forza migliorata. Raccoglierò tanti dati interessanti. Voglio ucciderti. Ma aspetta, ma c'è anche il visore, lo scouter come quello di Vegeta. A quanto pare. Ed è già Super Saiyan perché è già biondo. C'è da preoccuparsi qua. Bene. E tu chi schifo sei? Io sono scusate. Vabbè, ovviamente dice tu chi sei, avete capito. Lo schifo l'ho aggiunto io perché nell'enfasi ci stava. Oh, che maleducato. Potete chiamarmi Lassarov. Che nome brutto, cioè, orribile. Ti chiamerò Lassativo. È Lassativo. Esatto. Ah, dottor Lassativo. Dottor Lassativo. Attenzione. Sono molto in amicizia con alcuni dei tuoi uomini, potresti dire. Te l'ho detto che lui c'entrava qualcosa. Beh, non è che fosse molto difficile. Adesso Rain, boh, gli rompe la spada in testa. Mi lo sapevo. I nostri uomini. Vai Rain, vai Rain, spaccagli la spada in testa. Mi sa che qualcuno ha parlato più del dovuto. Sì, uno dei miei assistenti è andato fino a Grandshield per saccheggiare quelle tombe e prendere i cadaveri. Sì, bravo, complimenti, continua, continua. E il premio genio dell'anno va a Dottor Lassativo, direi. Erano ottimi soldati, dopo tutto. Anche da morti rimangono tali. Continua, tu continua, ti stai scavando la fossa da solo. Ma guarda, dimmi anche che hai avuto una storia con la mamma di Rain, così sì, proprio completi il quadro. Esatto. Tu hai trasformato i miei uomini. Ai. Li hai visti, non è vero? Le armi che ho creato non erano semplicemente deliziose? Quanto mi stanno sulle scatole gli scienziati così, veramente. Ma perché devono metterli ogni volta? Non capisco. Ma aspetta, ha cambiato nome, adesso è Lazarov. No, bene. Ma non sono ubriaco, era Lazarov. No, era Lazarov. Poi quando rivediamo il video sicuramente... Sì, poi lo riguardiamo e... Forse il succo fa strani scherzi. Esatto. Mia madre è morta per il bene della ricerca di quest'uomo? Mi sa che anche tua mamma non era tanto intelligente come già, te. Già. Mi sembrava che avessi un aspetto familiare. Aia. Sei la figlia di quella donna che si è opposta ai miei esperimenti, non è vero? Sembri proprio impertinente come tua madre. Beh, aspetta, ecco. Dai, adesso si è opposta, quindi vuol dire che aveva un po' di sale in zucca, più o meno. Peccato non l'abbia trasmesso alla figlia. Già. Quasi quasi potrei trasformarti in una delle mie armi, come ho fatto con tua madre. Ai, continua, stai aggiungendo carne sul fuoco, benzina, bravo. Benzina più che carne. Ah, giusto, hai ragione, più benzina. Vabbè che siamo in periodo di feste, quindi c'è fame, si mangia parecchio. C'è Rain che è pronto a scattare, guardalo. Cioè, Rain fra poco lo incorna proprio. Cioè... Cosa? Oh, non ti preoccupare. Abbiamo detto che è stato solo un incidente. È stato nascosto tutto in maniera ottimale. Te l'ho detto che erano dei maledetti quelli che la trattavano così. Vabbè, chissà quanto ne sapevano però i ricercatori in realtà.
Tutti quelli che collaborano con lui, secondo me, hanno tutte le mani in pasta e dovrebbero morire tutti. Ce ne occupiamo noi. Tu sei un essere orribile. Sei un mostro. Ecco, boh, è scattato anche l'asso. Il manca Fina. E Fina così è fallita una palla di neve. Mettiti questo. Puff. Aia. Oh, niente. Ma non sono io quello che voi combatterete. Che peccato. Non avevo dicono dubbi. Tutti così, veramente. Mamma mia. Ma cosa buffa in questa occasione, ragazzi? Io non ho mai capito. Ma perché non scatto e gli danno una bella randellata? Sì, veramente, invece no. Gli danno il tempo di chiamare gli amici, scappare, bersi un caffè, farsi una doccia. Cioè, ma che ansia. Ma randellate subito invece di farveli scappare. Esatto. Guardate, cioè. Ma adesso la spunta a Genova. Ah, dove è andato? Va. Sicuramente è scappato perché la sua creatura orribile che vi abbiamo evitato di farvi vedere perché non aveva senso. Sì, era talmente scarso, non era neanche un boss. Faceva sì. Solo senso, dai. Sì, veramente. Che sorpresa! Eh? Cioè, è ancora qui. Dov'è? Ma dov'è? Dove sei cattivo? Sembra che il vostro corpo abbia molto più potenziale di quanto mi aspettassi. Ma la vuoi smettere? Peggio di Ojo, veramente. Mi fa schifo. Sembra che Lord Veritas aveva ragione dopo tutto. Lord Veritas. Lord, wow. Oh, vabbè che in effetti Veritas of the Dark parla sempre con quello. L'ignoranza è il vostro peccato. Io sono figo, ho trovato il coso di Palladio. Non mi ricordo manco più cosa cavolo era. Lo uso come antistress nella mia mano quando sto in posa di combattimento. Faccio scattare le fiamme e faccio la sfilata di moda. Basta, abbiamo capito. Ah, ok, mi ero fatto un po' prendere. Un po'? Un pochino. Veritas? Buongiorno. Non c'era ancora arrivato. Buongiorno, Rain. Io non ho parole, ma quanto è tonto Rain da 1 a 10? No, veramente. Suppongo che ci incontreremo ancora. E figuriamoci, come tutti gli scienziati della saga di Final Fantasy, sempre così. Speriamo che questo muoia almeno. Sì, veramente. Continuerò la mia ricerca e migliorerò le mie creature, così che potrete godervi il nostro prossimo incontro molto più di quello di oggi. Non vedo l'ora. Dai, basta, fatoci, mi fa male la gola a fare questa voce idiota. Dannazione, se n'è andato. Bravo Rain, complimenti. Che grande spirito di osservazione. Bravo. Devo rilasciare un'unità speciale Rain Capitano Ovvio. Sì, veramente. Ci vado all in con lapis, ticket e quant'altro. Ma la voglio. Che spirito di osservazione Rain. Bravo, bravo, bravo. Complimenti. Mi spiace Emma, abbiamo fallito la vendetta di tua madre. Oh, non ti preoccupare. Più vai avanti e più lo ammazzeremo più forte quel maledetto. Speriamo di non tenerla troppo per le lunghe. Già. No, avete combattuto più duramente di quello che potevate. Grazie. Beh, almeno è riconoscente. Che c'è Fina? Cosa ha visto Fina? Ehi, ragazzi, guardate laggiù! Cos'hai visto? Un chocobo? Che? Cos'è? Ah, qualcosa che brilla. Cos'è? Ma mamma no, di è Emma? Una tipa! Ma la mamma di Emma, secondo me. Sì. E lei, mia madre, indossa ancora lo stesso anello che ha indossato mio padre. Che si scambiavano gli anelli i tuoi genitori? Magari non esiste esattamente un matrimonio, sai, non sappiamo esattamente. Potrebbe essere la fede, sì. Non ci ho pensato. Io mi sono sempre preoccupata, sai. Di cosa? Sta parlando con lei. Avevo paura che lei stesse collaborando per qualcosa di terribile. Che stupida, non mi sarei mai dovuta preoccupare.
Infatti, però faresti ancora in tempo a buttarti giù da qualche parte nelle rovine. E smettila! Mia mamma non avrebbe mai seguito gli ordini di un mostro come quello. Comunque, scusate, dove è finito zio Lassativo? Se qui c'è un punto morto delle rovine? Questa è un'ottima domanda. Ma vola! Questa è una grandissima domanda e penso che ti risponderemo quando... Chiudete tutto! Ci ho scoperti, fuga! Bene, va bene. Eri straordinaria, eri la migliore. Lo eri davvero, mamma. Allora, scusate se mi intrometto di nuovo, ma dovrebbe essere un pezzo toccante, ma non mi sta toccando per niente. Vabbè, cioè... Ormai non riesco più a sopportarla, Emma, qualunque cosa dica. Ma c'è soltanto una cosa. Una cosa che non riesco a perdonarti. La sentiamo. Perché dovevi morire? Vabbè. E niente. Final Fantasy Brave Tristius. Chiamiamolo così ormai. Certamente. Boh. Perché mi hai lasciata, mamma? Allora, in questi momenti bisognerebbe prendere una bella Subaru baracca, investire Emma, perché è rimasta senza mamma. Un po' di umanità in questo gioco. Smettila! No, proprio non posso. No, e niente, piange, urla. Vabbè. Per il benessere del mio orecchio che ha deciso di non urlare. E per il benessere della mia gola. Due piccioni con una fava, insomma. Esatto. Vieni, Emma. Dì addio a tua madre. E poi andremo. Sì, ma la lasciate lì, perdonami. No, la prendono e ce la buttano dal dirupo. Sono una persona orribile. E scusa, fanno prima, no? Beh, ciao mamma di Emma. Era ancora viva. Vabbè. Basta, dai. Ok. In mezzo alle rovine putrefascenti o quello che è. Putrescenti, va bene. Comunque chiudiamo. Vabbè, speriamo che questo alone di tristezza svanisca presto. Sì, non ne posso più. Basta. Prima di chiudere, Zucchi vi invita a seguire tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ehi tu, stavi per chiudere il video senza lasciare nemmeno un pollice in su e senza condividerlo. Non vuoi che la famiglia di Cioccobini cresca sempre di più? Allora lasciaci un bel mi piace e condividi ovunque i bocco video. Non sei ancora iscritto al canale, qua? Non c'è problema. In alto a destra troverai il mio musetto in versione ridotta. Cliccaci sopra e poi attiva la campanella. Non preoccuparti. Non attiverà strane suonerie, ma ti avviserà non appena sarà disponibile un nuovo video. Qui a sinistra trovi invece due video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo alla prossima.